Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortigamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi giochiamo a Clash Royale e se avete letto bene, shopperò per la mia primissima volta in assoluto. Personalmente ho iniziato a rigiocare a Clash Royale da poco, infatti qui trovate tutti i video in cui recupero il mio vecchio account. Mi sono messo un po' di bauli da parte, ma soprattutto shopperemo oggi ragazzi il pass Royale, del quale ho completato tutti i livelli, quindi potremo prendere contemporaneamente tutte le ricompense a sua disposizione. Vi ricordo anche di seguirmi sul mio canale Twitch perché lì ragazzi il 4 dicembre, sabato 4 dicembre alle 22 saremo live per guardare assieme l'evento finale del capitolo 2 di Fortnite. Vi ricordo solo di lasciare un like, di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e che dirvi ragazzi, andiamo in game. Quello che ci conviene fare oggi è aprire i bauli che abbiamo qui a schermo, riscattare tutta questa roba che io non ho ancora riscattato delle arene che ho fatto precedentemente e poi shoppare il pass battaglia. Allora, fatemi controllare giusto una cosa. Se io volessi shoppare finalmente su Clash Royale e comprare il pass battaglia, io che ci ho connesso su iCloud? Un cazzo ci ho connesso. Prova ad acquistare il pass battaglia, elaboro pagamento. Questi soldi da dove me li hai riscalati? Allora, signori, il pass battaglia l'ho acquistato, non si è visto, ma l'ho acquistato. Ce l'abbiamo a nostra disposizione. La stagione termina tra 8 giorni. Mi aspettavo terminasse prima, sinceramente. Però va bene. Abbiamo qui il baule leggendario piccolo. Abbiamo poi questo baule che non so neanche come si chiami. Abbiamo i premi delle arene. Abbiamo un botto di cose, ragazzi. Quindi, insomma, andiamo a ritirare. Partiamo con 10.000 di oro. Ci becchiamo 100 le carte comuni jolly. Che male non fanno. Ora vedo un po' di potenziarmi anche il mazzo. Easy. Poi questo libro, che è il libro dei libri, che mi permette di potenziare una carta di un livello, da quanto so, da quanto mi avete detto l'ultima volta. Abbiamo poi la skin delle torri. Questa la andiamo anche a mettere, che io una skin la volevo. Mettiamo quella del re degli scheletri. Ci sta tutto, ottimo. E andiamo avanti con il nostro spacchettamento. Lo spacchettamento più grande d'Italia. Ah, l'inventario degli artefatti non può contenere tutte queste ricompense. Vuoi convertire quelli in accesso in carte casuali? No. Non l'aspettarla. Allora, dobbiamo decidere cosa potenziare. Io, sinceramente, raga, continuerei a potenziare o gli scheletri o la tornado. Vado per gli scheletri, dai. Sciala, ragazzi, potenziamo gli scheletri. Cominciamo già a potenziare qualcosina. Poi abbiamo due chiavi dei bauli. Una piccola provocazione, però molto tranquilla, quindi va bene così. Stai calmo, quante cose sto sbloccando? Non sto capendo niente, ca. Possiamo potenziare gli scheletrini a livello 11, ragazzi. E credo che lo faremo, sinceramente. Il mio mazzo mi sto trovando molto bene anche in queste arene, quindi credo proprio che continueremo su questa onda, ragazzi. Andiamo, continuiamo a ritirare i nostri premi. Ritiriamo ancora 10 jolly epici. E abbiamo ancora lo stesso problema, cavolo. Posso potenziare la tornado. E ce la potenziamo, ragazzi, con 8.000. Moneta magica per qualsiasi rarità. Questa è ottima, permette di potenziare una carta senza spendere oro. Non che voi non lo sappiate, probabilmente lo sapete meglio di me. E poi abbiamo il primo baule, signori. Con 8.300 di oro. Primo baule in realtà di questa live. 175 di jolly comuni. Ben 50 jolly rari. 12 jolly che non possiamo ottenere epici, che mi porta in principe. Ma evitabile. E un jolly leggendario. Ottimo, ragazzi. Quindi questa carta da... Cioè, questo baule da solo jolly. Non lo sapevo. Ok, 10.000 di oro. Apriamo un altro baule. Abbiamo 1.000 di oro. 3 gemme. Arciere pirotecnico. Non lo tenevo, quindi buono. Buono. Miglioriamo gli sgherri a livello 11. Continuiamo. Abbiamo altri 100 jolly comuni pieni. Ok, devo stare attento al prossimo. Quasi quasi mi conviene potenziare qualcosa di comune. Aspettate. Mi servirebbe una carta che... Ah, ma io posso potenziare questi. Vieni, papà, vieni. Ma così, proprio per il meme vi potenzio. Sì. Tanto voi mi servirete un giorno. Potenzio i barbari scelti e va bene così. Altri 20 jolly rari. E sto cominciando anche a finire i jolly rari, eh. Devo potenziare anche qualcosina. E sinceramente io qua punterei al domatore. Domatore per noi, signori. Domatore per noi. E lo potenziamo. Vai col domatore livello 10. Vai col domatore livello 10. Io direi orda di scheletri. Io direi orda di scheletri. Sì, potenziamo l'orda di scheletri. E andiamo di 23 carte comuni, cioè rare sugli scheletri. E continuiamo a prendere altri jolly. Prendiamo tra l'altro il jolly con la leggendaria. Ma potenzio un po' anche gli arcieri pirotecnici. Almeno finché posso. Non credo tantissimo, infatti. Allora, siamo arrivati qui alla possibilità di riscattare una leggendaria. Però, sinceramente, questa cosa mi preoccupa un po'. Perché, come leggendaria, io devo potenziare qualcosa. Potenziamo con due carte leggendarie il nostro tronco. Ce lo portiamo così a livello 11. Potenziamolo. E ce l'abbiamo, ragazzi. Tronco livello 11. Trucco che mi salva in extremis. Mamma mia, il trucco magico. Scusate.
Riscattiamo il nostro Jolly leggendario e questo lo vado a mettere sinceramente al Gran Cavaliere se sono capace di scendere. Ma giusto capì perché questo Gran Cavaliere, ragazzi, io lo so, questo è necessario. Quindi un Jolly sul Gran Cavaliere, giusto per portarlo a livello 10 e lo miglioriamo. Tanto non ci costa tanto. Cioè, ritiriamo questo, che cos'è? È il libro delle carte. Questo che cosa fa, ragazzi? Ah, è il libro dei libri solo per le rare. Ah, ok, è sensato. E se lo usassi sulla Valchiria? Ve lo dico proprio così, lo vorrei buttare sulla Valchiria. Lo faccio! Andata! Vai per la Valchiria. Potenziata al 12, Valchiriana mia. Dagli così, 35.000, una botta a fronte, Valchiria. Una botta a fronte, Valchiria. Mo non abbiamo finito, ragazzi, ci mancano ancora un po' di cose da prendere. Quindi, nuovo baule. Vediamo un attimo. 4.200 di oro, 64 jolly comuni, 18 jolly rari. Abbiamo poi 6 epici, un jolly leggendario e poi a scelta, vabbè, frecce palese, piritello di ghiaccio palese, un page natak. Raga, questo è molto semplice, barbari scelti palese. Oddio, torre bombardiera forse. Io direi draghetto. Sì, drago, ok, vado a avere il drago. E tra le due leggendari abbiamo... Non c'è proprio discussione. Ok, questa è stata la nostra chest. Beh, devo dire, è una chest non da poco. Ok, chest anche in questo caso lampo per scegliere. Apriamola, abbiamo dell'oro, abbiamo i mascalzoni, abbiamo la Valchiria 21, che non fanno mai male. Due congelamento, cambio da congelamento. Non lo so, ragazzi. Cambiamo. Ci accontentiamo della specchio? Ci accontentiamo. Poi ragazzuoli, baule gigante con 3.000 di oro circa. Goblin cerbottaniere, Valchiria, ti amo. E torre bombardiera evitabile, 263 sgherri. Questa ci è andata molto bene. Questa ci è andata molto bene, ragazzi. Questa ci è andata molto bene perché abbiamo ottenuto due carte che utilizzo. Ottimo così, ottimo così. Andiamo quindi con l'apertura dell'ennesimo baule che ci darà un sacco di carte utilizzabili per i nostri upgrade. E apriamo, ragazzi, il baule. Vediamo un po'. Allora, 7.000 di oro, 150 jolly comuni, 45 jolly rari, 11 jolly epici e poi un jolly leggendario. E ci concludiamo anche il nostro deposito di jolly leggendari, a dirla tutta. Ok, finiamo potenziando la nostra orda di scheletri e miglioriamola. E abbiamo l'orda di scheletri, ragazzi, a livello 12. La mia primissima carta rara a raggiungere il livello 12. E il resto glielo diamo alla buon tornado. E qui viene un dubbio. Io ho due slot di leggendarie. Quale potenzio? No cap, ragazzi, principessa. Andata. Ok, let's go. Ok, manca l'ultimo baule. Bam! E lo sblocchiamo per 6 gemme. 1600 di oro. Altri jolly epici, ottimo. Golem di Elisir, non lo tenevo, carino. Spiritello del ghiaccio. Mascalzoni. Bombarolo. Barile d'ossa e niente leggendaria, peccato. E torre bombardiera. Mamma mia, che brutto baule. Che brutto baule, signori. Bruttissimo. Aperte anche un po' tutte le ricompense del Pass Royale. Andiamo a testare un po' il nostro deck. Calmi. Non perdiamo la concentrazione. Ok. E boh. Come li blocco? Quelli, ragazzi, come cazzo li blocco? Oh! Ragazzi! Abbiamo un problema! Madonna, sono morto. Madonna. Raga, mamma mia. Che brutta cosa. Che brutta cosa. Cristo santo, raga, mi ha menato tantissimo. Fortunatamente non c'è stato un gran divario, Ma quella Valchiria con quella fottuta strega dietro è stata il male più assoluto. Dai, un bel colpicino che prende anche la torre, Buono. Mi serve un attimo far girare il mazzo, che non posso stare tutto il tempo così. Ok. Questa ce la dobbiamo fare così, ragazzi, Non posso utilizzare gli scheletri mi servono necessariamente se esce il pecca. Perché il pecca non lo so gestire. Se mi butta strega e pecca io sono in seria difficoltà come prima. Devo
fargli comunque sempre sentire una certa ansia addosso, in modo che lui non abbia modo di caricare il P.E.K.K.A. Ok, l'ho caricato. E non è una bella notizia. Vabbè, ha perso. È andata male, brother. È andata molto male. Vai, vai, buttami quello che vuoi. Vai, vai, puliscimi tutto, puliscimi tutto. Vai! Butta a terra questa torre! Vai così. Andata, andata, vinta. GG. Ottimo. E tipo devo fare pure 3 corone. Tipo devo fare. Muto devi stare, muto! A questo punto, ragazzi, vi ricordo di lasciare un like nel caso in cui il video vi sia piaciuto, ma soprattutto di iscrivervi e attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Ah, tra l'altro poi, ragazzi, vi ricordo che sabato 4 dicembre alle 22 saremo live sul mio canale Twitch per guardare assieme l'evento finale di Fortnite. Mi raccomando, ragazzi, andate sul mio canale Twitch, andate a mettere il follow perché ci becchiamo sabato 4 dicembre. E noi, boys, a questo punto, ci becchiamo alla prossima!